volendo fare una brevissima storia del Castelvicio 40, tutto nasce all'incirca nell'anno 1860, quando un margaro della zona si trovò qui costretto a soggiornare a Rivata per un po' di tempo, quindi cominciò a lavorare il latte che producevano le sue vacche, si stabilì qui e di lì nacque appunto la produzione di formaggi del Castelvicio 40. Oggi siamo arrivati, gli attuali titolari sono la quinta generazione discendente appunto dal fondatore e la sesta generazione sta muovendo i primi passi all'interno dell'azienda. La produzione del Castelvicio 40 spazia dai formaggi freschi tipo appunto il tomino di Rivalta, il tomino di Rivalta rotolo, che è quello che solitamente viene servito abbinato a salse dolci o salate, la ricotta, parlando di formaggi freschi, la mozzarella e lo squacquero. Invece, come tipologie di formaggi stagionati, abbiamo appunto il tomino nella versione stagionata, la tometa rustica, il rebro e poi abbiamo le tome nelle tre tipologie. Noi vendiamo fresca, ossia con una stagionatura media di 20-30 giorni, stagionata, che deve avere almeno 60 giorni di stagionatura, e super stagionata, che deve avere almeno 6 mesi di stagionatura. Questo è un po' il nostro ambito produttivo. Il Castelvicio 40 è nato nel 1860. Il latte da noi lavorato proviene da un unico fornitore, che è la cascina Buenos Aires di Piovesi Torinese. La nostra scelta di lavorare un unico tipo di latte, cioè quello vaccino, e perché altrimenti una diversificazione delle produzioni comporterebbe anche una diversificazione delle linee di produzione, nonché delle tempistiche della lavorazione stessa. E quindi abbiamo mantenuto, come sempre, come è stato dall'inizio, l'unica lavorazione del latte vaccino. Noi lavoriamo tutto il latte e lo pastorizziamo. L'unica eccezione di latte non pastorizzato è quello utilizzato per le mozzarelle, perché la mozzarella fila a una temperatura superiore rispetto a quella di pastorizzazione, quindi garantisce ogni forma di insalubrità. Il cavallo di battaglia del Castelvicio 40 è naturalmente il tomino di Rivalta, che ha ottenuto alcuni anni fa anche il riconoscimento come prodotto tipico artigianale piemontese e che noi appunto produciamo dal 1860 circa. E all'inizio, fino a qualche anno fa, diciamo, era prettamente un formaggio che aveva una colonizzazione fresca. Poi, con l'avvento delle nuove tecniche culinarie, dei nuovi maestri cuochi, eccetera, è stato sempre via via sempre più apprezzato anche la versione stagionata, e che viene usata per essere fatto alla piastra, essere fatto al forno con le varie, assemblato i vari ingredienti, eccetera. Quindi ha preso sempre più piede anche il tomino stagionato, tanto è vero che alcuni ristoranti di Roma servono il nostro tomino stagionato. Castelvicio 40 si è adeguata ai tempi, quindi oltre alle aree mercatali in cui è presente il nostro automarket, oltre ai nostri punti vendita dove la gente viene direttamente ad acquistare, da alcuni anni siamo presenti su Amazon, abbiamo un sito internet, è sempre più attivo e importante il servizio di consegna a domicilio. In più, da alcuni mesi, Castelvicio 40 è presente su una piattaforma digitale che si chiama Mercato Easy. È una piattaforma sulla quale la gente può andare a acquistare beni alimentari di ogni natura, tra i quali i prodotti del Castelvicio 40. Il futuro del Castelvicio 40, speriamo tutti che sia roseo, ci sono buone speranze, visto che la sesta generazione sta cominciando a muovere appunto i primi passi in azienda, apportando novità, apportando nuovo modo di attirare la curiosità della clientela, un nuovo modo di fare marketing e quindi di proporsi ad una clientela sempre più ampia e variegata.